Siete pronti a rivedere il continuo di Crack Life, mod di Half-Life 1? Bene, perché siete capitati nel video giusto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video di QuakerCraft. E oggi ragazzi siamo tornati su Crack Life, The Campaign Mod. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che dovevamo uccidere i nostri carissimi amici, tipo chiamati anche Pantera Rosa. Se sentirete disturbo nel col microfono, è colpa del vecchio computer che uso fisso, perché il portatile che uso da farci video con l'audio migliore è in lavorazione, sta facendo dei lavori. Vabbè, continuiamo con la nostra mod e vedere dove possiamo arrivare. Se riusciamo ad arrivare alla fine, sono un uomo felice, perché mi posso togliere di mezzo una mod, almeno un video, un gameplay che finalmente mi posso togliere, diciamo, se riesco a finirlo poi oggi. Vabbè, ora guardate, è un casino sta mod, ve l'ho già detto e ve lo stradirò 3000 volte, è un casino. Allora iniziamo benissimo, però io ho la giusta morte per loro. Ho trovato l'arma dell'Ivi di Team Fortress 2. Pow! Ok. Se sentite basso il gioco, ho fatto bene perché era un casino sto gioco. Faceva un casino veramente tremendo. Che cazzo ci fanno gli scienziati al posto dei cani supersonici? Vabbè. Devo dire che mi mancava farci un video su questo gioco, mi mancava. Ok, già l'altra volta ho avuto troppi copyright sulle canzoni. Vorrei evitare di avere degli altri copyright. Quindi ci sono canzoni che mi hanno dato molto copyright. Quindi in certi punti ho paura che ci sarà da togliere l'audio. E mi dispiace solo per quello. Ok, andiamo, sperando che non ci sia violazione di copyright. Oh cazzo. Ok, ci siamo tolti di mezzo uno. Mori. Scusate se mi metto così subito a prima vista quest'arma. Per chi ha già visto i miei video precedenti è la pistolina che è stata sostituita con sta merda di arma. Ok, salviamo. Facciamo un facchio, non salviamo. Che cazzo? Merda, me li ero dimenticati questi. Sì ragazzi, questa mod veramente nasconde cose che non mi immaginerei mai. Oh, possiamo entrare dentro a quello che ha ucciso questi poveri personaggi. Perfetto. Ok, facciamo un facchio. Ok. Hello Gordon Freeman. Hello. Something is still wrong with my voice. That's why I'm still using a text-to-speech program to talk to you. Something went wrong. The freaks you encountered are failed experiments that escaped the closed sections of Black Mesa. You need to find the entrance and seal for food. I think it is close from here. In the meantime, you can find some more stuff along your way. Good luck, my friend. Sì, non si è capito quasi niente, però ho capito che devo andare da qualche parte a trovare, e più avanti trovo dello stuff utile. Boh. Va bene. Oddio, questo voglio. Non ci sono arrivato, vabbè. Ricordo che una volta ci arrivai a beccarli. Quando facevo... ho iniziato a giocare alla mod con Cam. Ok. Oddio, quante casse. Ok. Facciamo un fuck you.
Qua ci sarà un caricamento sicuramente. Benissimo. Pog. Ho paura, ragazzi, che mi danno copyright qui, ragazzi. Mi toccherà di togliere l'audio adesso. Perché c'è la canzone Spooky Skeleton. Purtroppo c'è il copyright per quella canzone, quindi adesso evitiamo di avere problemi togliendo l'audio. Bene, siamo rimasti solo io e voi. Perfetto, andiamo avanti. Ed ecco qua che attacca la canzone Spooky Skeleton. Non so da dove partano adesso. Ok, sì, è vero, ci sono questi mostri nuovi degli Spooky Skeleton. Loro in pratica con una giravolta vi fanno fuori in un secondo, eh. Cioè, ci vorranno per adesso 3 colpi, visto che ho più di, non so, 300 di vita, in pratica, ecco. Tipo, ecco, vedete? Tolgono un casino di vita, hanno tolto 100 di vita, se avete visto. Infatti è meglio evitarli per non morire. A parte che qui, ragazzi, la canzoncina è stata velocizzata, ma secondo me è meglio evitare di avere problemi di copyright lo stesso. This must be the old... I think I can see a TNT to planting where I can find that. Sì, dobbiamo trovare una TNT da mettere in questo raggio di luce, perché io ci ho messo 3 anni per capire che doveva andare lì la bomba. Allora, carichiamoci di vita. Ok, facciamo un fuck you. Ok, 1, 2, cazzo, e 3. Ok, il consiglio che ti danno tutti i giochi è meglio cambiare l'arma mentre stai caricando, se hai uno davanti. Sarebbe il modo migliore cambiarla l'arma. Però io sono ignorante, non lo faccio perché sono un bravo giocatore di FPS Arena. Anche se, secondo me, sarebbe meglio cambiare l'arma, se c'è da caricare. Quindi, evitiamo di morire. Ok, qua c'è un... ci sono 2 scheletri. Ok, oh cazzo. Qualche scheletrino ancora in giro. Muori. Muori. Sono morti tutti e 3 insieme. Oh, munizione. Non c'è una munizione. Oh cazzo. No, io le girandole non le voglio. No, le girandole le detesto, ti prego. No! Ok. Ok, qua c'è il mega... Ok. Io non so se rimettere l'audio. Secondo me c'è da... posso anche rimetterlo, forse. Meglio di no. C'è ancora la canzoncina. Quando forse facciamo esplodere dovrebbe finire la canzone, mi sembra. Però per evitare di non aver copyright usciamo da questo livello. Siamo prima. Mi viene da cantarla, perché tanto non credo che mi diano il copyright perché la canto io, eh. Madonna, cos'ha? La mia voce è uguale, identica a quella del film. Oddio. Oddio, 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 esplodi. Sì, madonna. Aspetta, vediamo se... Sì, è finita la canzone. Mi dispiace per non avervela fatta sentire, perché è per colpa del copyright. Anche se era velocizzata da come avete sentito per quel frame di secondo. Ok. Andiamo ad andare avanti. Cosa? Beh? Ah, sì, serve per curarsi, è vero, me lo ricordo. Oh, cazzo. Dammi la... Dato! Pietta che ti faccio il culo. Ucciso con là in fondo, anche se non volevo. Ma no, è bella sta canzoncina. Oh, finalmente ci hanno preso con le misure delle però non si aprono, benissimo. Qui però si può andare.
Tabo, hanno preso bene le misure delle porte. Ok. Oh, siamo arrivati nella città. Nella mini città. Città. Ok, siamo arrivati dentro la mini città. Richiamo tutte le armi possibili prima di avere del casino. Allora, nella città si recupera molta vita, molte munizioni. Per quale motivo? Perché fra un po' c'è un altro boss. E ve lo spiegherò anche più quando arriveremo dal boss. Complimenti. Ok, qua c'è il venditore di vita. Munizioni. Sì, sto coso qui non so il perché ci fa curare. Vabbè. Carichiamoci. Oh, guarda quante cose che ci danno. Queste non si spaccano, mi sembra. Beh, cosa ci fai tu qui? Bene. Salviamo. Ah, mi ricordo. Qui ci vuole la monetina. Devo andarla a rubare qua, mi sembra. Dei soldi ci vogliono qua. Trusty Bank. Tanti saluti anche a lei. Sì, questo qui parla normalmente. Non so come mai. Sapete chi si è mangiato tutte le noccioline? Non lo Non so. sia ridicolo. Non sia ridicolo, che bella risposta. Salve. Ok. It appears that you completely failed. Okay, I'll follow you. Coglione. No, no. Ah. You suck. Bene. Volevo farglielo quello lì che voleva, che mi ha visto uccidere quell'altro. Allora, dobbiamo rubare una TNT, mi sembra, da qualche parte. Ah, qua. Ah! Io che so come dire. Allora, vediamo qua. Adesso dobbiamo piazzare la TNT acquired. Fuck you, sir, benissimo. Ah, anche lei. Boom. E dobbiamo scappare. Devo uscire da qui. Devo uscire da qui. Sì, ragazzi, tutto questo per un centesimo. Lo so, è una stronzata, però è vero. Andiamo di sopra perché c'è un segreto da prendere, ragazzi. E non vi immaginate co cosa intendo per segreto. Qua, ragazzi, c'è un secret area. C'è una secret area. Che c'è un'arma nuova. Che si aggiunge nel nuovo Crack Life. Si aggiunge un lanciagranate, cioè un lancia Pepsi. Vabbè, si lancia dei Pepsi questa roba. E poi sarebbero le granate reschinate. Andiamo qua. Ok. E adesso con la nostra, perché si apre così, con la nostra moneta dovremo inserire la moneta dentro a sto coso per andare a giocare a Mario. Poi sotto effetti molto strani. Perfetto. Sì, lo so, non so il perché c'è sta, c'è una voce di tedesca, sembra una voce di Hitler, Dio mio. Oddio, Yetkrab. Allora, la canzone di Mario non so se abbia il copyright, però io continuerò a parlare per evitare il copyright. Poi. Poi. Oddio. Oddio, Mario. C'è Mario su effetti strani. Mario, cosa ti hanno fatto? Mario, cosa ti hanno fatto di male? Ok. Ciao. Lasciamolo là. Oh, cosa ho trovato? Ciao.
Ok, andiamo giù. Oddio, ci hanno entrato alla torre. Una sottospecie di torre. Evitiamo di fare dei fail per l'amore del cielo. Ah sì, mi ricordo che cosa succede. In pratica a quello spunto si aprirà questa punta qua e spawnerà dei gli snark. Dio suck dex. Che è la voce del sergente Hartman di Full Metal Jack. E poi è morto. Perfetto. Credo che finisca il livello se vado giù. Non mi ricordo. Andiamo giù. Ah, è vero, c'era la trappoletta. Una specie di trappola. Fuck yourself. Ok. Oddio. Io spererei che non ci sia il copyright. Bene. Sì, qui avete già capito un po' di quello che avete sentito dalla canzone. C'è il nostro amico Shrek, purtroppo preso in giro anche da qui. Che cosa di che le skin è? Da quello che si nota, lui sputa come il carissimo Bull Squid, Bull Chicken, o come lo chiamate voi. Che per chi lo conosce, Half-Life, questo animale sputa e ci fa un casino di danno. È stato reskinnato mettendogli con molta vita, vedo. E hanno aggiunto molta vita a questo mostro qui. Ah, perfetto, già morto. Bene. Ok, sentiamoci. Non so cosa succede. Ah, caricamento, perfetto. Ah, giusto. Ci butta fuori da là. Ok. Abbiamo le nostre armi. Ecco, qua è già finito tutto. Sì, ragazzi, siamo tornati nel laboratorio. E dove dobbiamo andare stavolta? Beh, ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine, quindi dobbiamo andare in questa porta. Che abbiamo fatto tutto sto giro per aprire questa porta, ragazzi. E adesso capirete dove andremo a finire. Allora. Why? Oh hey, you're the guy who escaped the prison and you actually got the hazard suit. Anyway, follow me. Eh sì, ragazzi, siamo arrivati al boss. Nobody knows that you are actually for the agreement. The guy you killed and stole the hazard suit from was supposed to make the deal. Everyone thinks you're him. Sì. Your presence here has changed everything. But of course, Black Mesa would be wiped out if it weren't for you. So I guess we have to thank you. Quindi? But that's not important right now. What's important is that the military clan, who's led by Vladimir, is going to launch a full-scale rush onto our base. Sì. We have to protect this place. I'm gonna give you a supply of insane weapons, so knock yourself out and kill him. Ok. A parte che non muove la bocca, non ho capito il perché. Vabbè, a parte quello. Faccia lei. Salva. Che cazzo fa? Fa un'animazione per la prima porta. Ok. I'm Admin Vladimir, and listen here, Freeman. We will not tolerate hacked weapons, but we have more important things to do. The man you are talking to is not to be trusted. You do not know what he's actually up to. Don't listen to him, Freeman. You know that he just wants you dead. Fuck you, faggot! No, fuck you! No, you! You! Alright, shut the fuck up, and Freeman, I'm coming for you! Bene, ragazzi, da quello che vi voglio spiegare quello che è successo, si sta avvertendo quello che succederà più avanti nel tempo. Quello che ci chiamava la radio, ragazzi, è un traditore.
E poi ve lo capirete da soli andando avanti nel video perché ho detto così. Ragazzi, stiamo per essere traditi in una maniera tremenda. Ve lo assicuro. Allora, qui c'è il boss. Non è l'ultimo boss. L'ultimo boss è quello che saremo contro, quello che vi spiegherò più avanti. E capirete andando avanti col gioco nel video. Ah, here you are. Instead of running away, you decided to face me instead. This time, not even Proxy will save you. Umirai! Questo livello, anzi, questo boss, ragazzi, è talmente così difficile che non sono mai riuscito a finire. Senza usare il God Mode. Quindi diamoci da fare, ragazzi, perché qua c'è da spammare molte bombe senza morirci. Infatti ogni tanto bisogna salvare, ragazzi. Stranamente non mi spara lui, ma mi sparano quei stronzi là di sopra. Perché là di sopra ci sono anche i soldati. Non è che è attaccato l'allarme con la canzoncina strana lì. Allora, vediamo per quanto potrò durare così. Sto per finire le bombe piuttosto. Merda. Ma fermi tutti. Ragazzi, lo state vedendo anche voi quello che sta succedendo, vero? Io in realtà avrei finito le munizioni. Non so per quanto potrò continuare a utilizzare questo bug. È utile un casino. Sì! Sì! Very good indeed. Very well done. Cioè, sono riuscito a matarlo sul serio grazie al bug. Vabbè, ritroverò le munizioni. Intanto c'è là che sta esplodendo con la scoreggia. Vabbè, qua c'è il caricamento. Siete pronti al più grande tradimento di questo qui che si sta parlando? Now listen, we already took care of the commies. Now it's time to end something else. It's time to end the Josh, as our sis would say. The Josh is about you. Avete capito? Ci vuole morto. Well, that didn't go as planned. Eh? Quindi? I'm still going to kill you, you know. Eh? Faggot. Faggot? Sì. Scusa, mi credi di fermare con questi mostri qui? Contaci. E muori. Questo mi fa laggare in una maniera tremendissima questo cazzo di fucile. Quest'analisi andrà perfettamente. Allora. Sì? Chi ha bussato? Merda, questo personaggio qui è bastardissimo. Però preferisco utilizzare adesso quest'arma. Ok, uno è morto. Però ragazzi è difficilissimo, eh. Come non detto, mi sono suicidato, vabbè. Spiego cosa ci può fare di male questo personaggio. Si tira le bombe mentre si dà le cazzottate addosso. Ed è una brutta cosa, già subito. Intanto ha i suoni di quei due, cosa che non mi sarei mai aspettato. Merda, mi ha tirato le bombe. Merda, dai, dai. Dai, che sono qui nella stanza aperta, non riesco a ammazzarlo bene. Più è grande la stanza, più ce la faccio. Non mai che quella cazzo di porta è rimasta aperta. Ok. E già il terzo è morto. Uff.
Ragazzi, l'ultima volta non ce l'avevo mai fatta perché mi ero dimenticato come andava questo gioco. Lì moriamo, ci andiamo. Ok, in alto. Merda. Un do. Sì, me lo ricordo bene. Il suono del soldato di quei due. Prima o poi ci farò anche un video a quel gioco lì. Dopo non vi preoccupate che vi vengo a ammazzare anche se siete buoni dopo, eh. Non vi preoccupate, che quando torno indietro le botte che vi do sulla testa e con i pugni, con qualsiasi arma. My army. Dimmi. You are insane, but listen. Sì. I shall assist you. I have no other choice. I must finish my objective. We are after the same man. Now, I'm heading to the main control center. I shall provide some assistance from there. Over. Non ho capito quello che ha detto, però va bene. Ok. Si sente un elicottero. E ragazzi, mi sa che mi tocca di fermarmi perché durerà troppo così il video, eh. Però faccio come ho fatto l'altra volta, se mi faccio curvo. Ma no, dai. Non sto più usando Flash, ragazzi. Sto usando un programma molto migliore di prima. Anche se il problema del computer fisso, vabbè. E ragazzi, mi dispiace dirlo, credo che il video di oggi può finire qua. Commentate, iscrivetevi se vi è piaciuto, mettete mi piace. E al prossimo appuntamento con il vostro QuakerCraft. Ciao ragazzi.